Ciao a tutti gli amici di Slow Wine, io sono Clemente Zecca dell'azienda agricola Conti Zecca di Leverano e in questo video vi parlerò un po' della nostra realtà, della nostra storia e soprattutto delle innovazioni e dei cambiamenti degli ultimi anni dal punto di vista agronomico ed enologico. Però prima iniziamo un po' dalla storia, perché Conti Zecca è un'azienda molto antica che risale al 1580, quando un mio antenato si trasferì da Napoli in Puglia per condurre direttamente le proprie terre. All'epoca era un'azienda agricola, quindi c'erano diversi tipi di colture. E man mano ci siamo specializzati sempre di più nella viticoltura. Però vi vorrei parlare più della storia moderna dell'azienda, di quella che conosciamo oggi. La storia nasce nel Novecento, molti anni dopo, quando il mio bisnonno Alcibiade Zecca, grandissimo appassionato di enologia, gastronomia e vino in generale, era un grandissimo amante di vini italiani, francesi, decise di provare a fare il vino anche in Puglia. All'epoca vendeva le proprie uve in Toscana specialmente e decise invece di produrre il proprio vino, un po' per diletto, un po' per esperimento, e iniziò a produrre del vino con le uve autoctone pugliesi per eccellenza, appunto il Primitivo e il Negramaro, e questo vino lo regalava ai suoi amici e ai propri familiari e aveva grandissimo successo. Allora man mano iniziò a produrne sempre di più, fino a quando nel 1935 decise di costruire la cantina, che è quella che conosciamo e che c'è a Leverano tutt'oggi. E successivamente suo figlio, nonché mio nonno, Giuseppe Zecca, introdusse nuove tecnologie in azienda, tra cui molto importante la temperatura controllata, specialmente in Puglia per le varietà bianche, per la fermentazione e il controllo della temperatura è fondamentale per avere dei vini di qualità. E successivamente i suoi figli, perciò mio padre e i miei zii, introdussero altre tecnologie. E una cosa che rivoluzionò lo stile dei nostri vini fu proprio l'introduzione delle botti grandi e barrique, e che diedero vita a dei vini più complessi, più strutturati e più particolari. E però il vino che cambiò un po' tutto, sia dal punto di vista aziendale ma anche dal punto di vista dell'enologia pugliese, fu il nero, che negli anni 90 si decise di creare questo blend tra Cabernet Sauvignon e Negramaro, e si presero le migliori uve di Negramaro e le migliori di Cabernet Sauvignon, e con consiglio e consulenza dell'enologo più importante dell'epoca, Giacomo Takis, che mandò da noi un suo allievo, il suo braccio destro, il dottor Giorgio Marone, che è tutt'oggi il nostro enologo, nacque questo vino, questo blend di 70% Negramaro e 30% Cabernet Sauvignon affinato in barrique di rovere francese. E questo vino venne acclamato, all'inizio criticato, poi acclamato dalla critica, e divenne uno dei vini più importanti della Puglia e fiore all'occhiello della nostra azienda. Negli ultimi anni c'è stato invece uno step successivo, un cambiamento dell'azienda, dove ci siamo focalizzati di più nelle varietà autoctone e indigene. E soprattutto nell'agricoltura, che è sempre stato la cosa più importante nella nostra azienda, perché la nostra azienda nasce come azienda agricola e abbiamo sempre lavorato in un modo sostenibile, nel rispetto dell'ambiente, e tutta l'uva che abbiamo utilizzato per i nostri vini nella nostra storia è sempre provenuta dalle nostre tenute, dai nostri vigneti. E quindi il focus principale è sempre stato quello agronomico. E infatti ora abbiamo iniziato a lavorare con uno dei più grandi agronomi italiani specializzati nella viticoltura biologica, che è Ruggero Mazzilli. E abbiamo iniziato a collaborare circa 6 anni fa, proprio perché la nostra filosofia di produzione di viticoltura era la stessa. E allora abbiamo iniziato a lavorare con una viticoltura biologica, proprio per esaltare le caratteristiche territoriali. E abbiamo introdotto quindi tutti i prodotti biologici
e abbiamo iniziato a fare inerbimenti e anche concimazioni organiche, quindi con letame organico. Piantiamo lungo i filari, seminiamo orzo e trifoglio, che sono delle piante con delle radici fittonanti, quindi aumentano la porosità dei terreni e quindi assorbono meglio i nutrienti e ridanno sostanza organica ai terreni e creano all'interno del vigneto un ecosistema ricco di microrganismi, insetti, che danno vita al terreno, lo rendono vivo, pieno di energia, di forza e danno struttura anche al terreno. E, questa semina avviene in autunno, l'orzo e il trifoglio crescono durante autunno e inverno e primavera e vengono tagliati a maggio, falciati a maggio. E si crea un vero e proprio tappeto, che noi chiamiamo pacimmatura secca, che protegge il terreno dai raggi solari, forti in luglio-agosto, ma anche trattiene l'umidità nel terreno, nei mesi più caldi e anche nelle stagioni più siccitose, non dobbiamo rigare, perché trattiene questa umidità. Infatti se si mette la mano sotto questa pacimmatura in estate si sente appunto una temperatura notevolmente inferiore e il terreno ancora bagnato, ancora umido. E anche la concimazione con il letame, non più con sostanze chimiche, ci ha aiutato a migliorare tantissimo la struttura dei terreni e anche robustire le piante, quindi rendere le piante più forti e autoimmuni contro le malattie. E questa è un po' la nostra filosofia, è quello di fare il meno possibile però ottenere il più possibile. I nostri vignaioli lavorano col cervello e non con la forza, quindi ogni intervento è mirato e non utilizziamo mai la forza in viticoltura, ma sempre il cervello per fare le scelte giuste e meno, diciamo, nocive per l'ambiente e per i nostri vigneti. E con il nostro agronomo abbiamo anche selezionato, abbiamo fatto un lavoro di zonazione dove abbiamo selezionato i vigneti più vocati per la viticoltura per delle caratteristiche climatiche, di esposizione alla luce, ma anche di composizione del terreno. Quindi i terreni, cioè i crew, le vigne migliori, più vocate per la viticoltura, coltivate con delle varietà autoctone. E da questi crew provengono i nostri vini del territorio. Vini del territorio che oggi come oggi sono la massima espressione della nostra azienda, perché raccontano al meglio chi siamo, la nostra filosofia e le varietà autoctone pugliesi per eccellenza, e sono sei vini. L'Irano, che è un 100% Negramaro, che fa un affinamento di 12 mesi in botte grande di rovere di Slavonia. Il Rifugio, che è un 100% primitivo, anche questo fa un affinamento di 12 mesi in botte grande. Il Venus, che è un rosato di Negramaro, il Mendola, che è un 100% Fiano, il Calavento, che è un 100% Malvasia Bianca, e la Gapò, che è un Moscato. Quindi questi sei vini rappresentano la gamma dei vini del territorio, che provengono da dei crew, quindi dei piccoli appezzamenti all'interno della nostra tenuta, selezionati con il dottor Ruggero Mazzilli e coltivati con agricoltura biologica, e sono due rossi, un rosato e tre bianchi. E questo rappresenta più o meno rappresenta la nostra sfida di creare dei vini che siano dei lettori di territorio, che raccontino il nostro terroir e il nostro territorio al meglio. Inoltre abbiamo introdotto delle nuove tecnologie grazie ai nostri enologi, il dottor Antonio Romano e il nostro consulente enologo, il dottor Giorgio Marone, e delle tecnologie di ultima generazione e anche una cella frigorifera che ci permette, soprattutto con le uve a bacca bianca, di fare una cliomacerazione dopo che l'uva è stata vendemmiata e a mano è messa in cassette, viene portata all'interno di questa cella frigorifera e inizia questa cliomacerazione. E successivamente le uve arrivano nella nostra nuova diraspatrice modulabile,
dove appunto i rulli sono modulabili in larghezza ma anche in velocità, quindi a seconda della varietà vengono regolati in modo tale da essere i più delicati possibili, ma anche selezionare le uve migliori. Utilizziamo anche prima un tavolo di cernita, e dove quattro persone e addetti selezionano i grappoli migliori. E dopo la diraspatrice abbiamo una nuova pressa, dove le uve bianche fanno una macerazione a freddo, e come anche le uve rosse per il rosato di qualche ora, e successivamente avviene la pressatura. La pressatura viene in un modo molto molto delicato, perché utilizziamo solamente il mosto fiore per i vini del territorio, e in assenza di ossigeno, perché questa pressa lavora con un gas inerte, l'azoto, e quindi in assenza di ossigeno evitiamo ogni tipo di ossigenazione, proprio per esaltare tutti i profumi delle varietà autoctone, cosa molto importante per far sì che questi vini siano veramente molto territoriali ed espressione del nostro territorio. Per quanto riguarda la fermentazione, utilizziamo fermenti in acciaio a temperatura controllata. Per l'affinamento, anche qui acciaio e cemento per i vini bianchi e rosati, mentre per i vini rossi, per i due rossi, il Rifugio e l'Irano, il nostro Negramaro Primitivo, utilizziamo botti grandi di rovere di Slavonia, e sono entrambi affinati per all'incirca un anno, 12 mesi. E quindi vi ho raccontato un po' di quello che facciamo in campagna con l'agricoltura biologica, in cantina con queste nuove tecnologie, proprio per rispettare al meglio l'uva ed esaltarne tutte le caratteristiche più particolari e rendere il vino di una qualità superiore. E spero che veniate il prima possibile in azienda a conoscere la nostra realtà o a assaggiare le nuove annate dei nostri vini, fare un giro nella nostra cantina storica e anche una bella passeggiata nei nostri vigneti. Quindi ci vediamo presto, ciao!